Parliamo adesso con la schiacciatrice Marika Bonetti di questa vittoria arrivata con un altro 3-0 in modi diversi. Primo set avete approcciato benissimo la partita, nel secondo, nel terzo invece qualche problema in più, qualche blackout sparso nel secondo e nel sesto set ha consentito all'avversario di stare attaccato a voi. Ma abbiamo primo set, abbiamo giocato penso molto bene, abbiamo approcciato bene la partita, la differenza nel secondo e nel terzo l'hanno fatto gli errori, abbiamo commesso un po' più di errori del solito nella fase centrale che hanno permesso alle nostre avversarie di stare punto a punto, però siete state brave nello stesso tempo che pur giocando punto a punto siamo riuscite a portare a casa la vittoria comunque. Questo è il pregio della vostra squadra, insomma, voi alle volte, raramente, avete qualche blackout, però nei momenti importanti comunque venite fuori e le partite le vincete sempre. Sì, esatto, la forza del nostro gruppo è proprio quella, il fatto che se per caso andiamo in difficoltà, come è capitato stasera anche in altre partite, riusciamo a ricompattarci, stare tranquille, un po' probabilmente anche per le caratteristiche fisiche, fisiche e tecniche che abbiamo, un po' anche di esperienza sicuramente, fanno un po' la differenza rispetto a altre squadre contro cui abbiamo giocato. Adesso arriva una fase importante della stagione, settimana prossima, la prima vera grande occasione per concretizzare e portare a casa qualcosa. Beh, è anche la prima vera occasione per vedere il nostro livello rispetto agli altri gironi, alle squadre. Comunque il girone B è sicuramente molto più combattuto rispetto al nostro. Sarà un bel banco di prova, e c'è anche in ballo una Coppa Italia che mi piacerebbe vincere, visto che non ho mai provato l'emozione di vincerla. Quindi siete pronte e comunque cariche anche per l'appuntamento di settimana prossima? Ah sì, sicuramente, carichissime. Speriamo che le cose vadano bene, in ogni caso l'importante diciamo è partecipare, però si vince, è meglio comunque.